Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. I New Silent Junkies sono sul palcoscenico, tra pochissimo inizierà la semifinale del concorso canoro di Ibari Caffè intitolato Stop and Go. Ma per adesso vi lascio in compagnia di queste meravigliose voci. Questa sera è Enrico. Cosa ti aspetti da questi tre concorrenti? Vediamo come cantano. Non sono tanto esperto, perciò voglio sentirli a cantare. Quindi sarai un po' più magnanimo. Sì, penso di stare, li sento un po' tutti, poi giudico. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato. Interpretazione, tecnica e presenza scenica sono i criteri secondo i quali anche questa sera la giuria sarà tenuta a giudicare. Simone è stato il primo concorrente. Ciao Simone. Ciao. Com'è andata? Ma penso che sia andata abbastanza bene. Forse magari ho stonato un pochino all'inizio, ma poi mi sono ripreso un po', perché un po' l'emozione c'è sempre. Però ti sei guadagnato una standing ovation di tutta la sala. Ah sì? Questo non lo so, perché non ho messo la coca, perché mi sono talmente concentrato con la canzone che non ho visto più. Sei emozionato tanto. Ma sono contento veramente. Speriamo che i giudici abbiano avuto una votazione abbastanza valida, e anche perché l'importante è divertirsi, quello è il problema. Concordo con te. L'importante è quello. Allora, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Me, che non mi amore, credo, non avrà dentro.
non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto il passo per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero. Questa sono io e loro sono oro nero. Questa era stata dedicata ai giudici? Chi lo sa? Andiamo da Samantha e chiediamola a lei. Una canzone bellissima di un'icona della musica italiana. È vero, sì, assolutamente d'accordo. Non so se sono stata alla sua altezza, però ovviamente no, però ci ho provato. Io un po' di pelle d'oca l'ho vista, però. Io ero molto emozionata, sinceramente. Beh, ma è una canzone che sento parecchio mia, quindi insomma ci ho provato. Hai sentito che eri particolarmente coinvolta? Sì, decisamente. In ogni caso l'importante è che la dedica sia arrivata. Esatto, mi sono divertita, mi è piaciuto tantissimo, quindi dai, va bene così. Grazie. A voi, ciao. Io non posso stare fermo. Concluso la sua esibizione, tra poco avremo l'esito della giuria e sapremo chi dei concorrenti di questa sera si accaparrerà l'ultimo posto rimasto libero per la finale. Andiamo da Alberto a sapere com'è andata. Ciao Alberto. Ciao. Ci hai dedicato una canzone bellissima. Bene, sono contento che vi sia piaciuta. Non è conosciutissima, ma almeno. Beh, basta. È molto conosciuta. Beh, insomma, va bene. Senti, secondo te hai conquistato la giuria con questa canzone? Ma vinto non credo. L'ho cantato più o meno come gli altri, non credo di aver fatto chissà che. L'importante è che ti sia divertito. Certamente. I semifinalisti hanno concluso le loro esibizioni con i loro cavalli di battaglia, ma adesso è arrivato il momento di cimentarsi con un pezzo a loro pressoché sconosciuto. La prova al buio questa sera all'insegna di un classico della musica italiana, di Conciante e di Mina. Questione di feeling, vai con le prove. Sai, la melodia che canterei sarebbe quasi un po' così. Potrebbe essere così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno in fondo a se stesso. Che per miracolo adesso lasciando uscire noi.
questione di feeling e questione anche di bella performance, perché secondo me è andato molto bene. Sì, diciamo che il pezzo non è proprio il mio forte, perché sai, è, a parte che è cocciante, è un cantante veramente perfetto. Però il discorso che ho studiato poco, devo essere sincero, attenzione, ha studiato poco. Ho studiato poco perché logicamente il tempo era quello che era. Però ho sbagliato qualche strofa subito quasi a metà. Però speriamo che sia andata bene, dai. È stato bello, divertente. Poi Jessica canta bene, quindi sono contento, mi è piaciuto. Questa canzone la conoscevi, immagino? La conoscevo, non tantissimo. Quindi ho fatto un po' fatica. L'ho provata qualche volta, ma da solo è diversa che cantarla in coppia. Quindi non so com'è venuta. Ho provato a cantare Questione di Feeling con una base karaoke, ma l'unico spettacolo era il mio cane. Ululava insieme e cantava insieme a te oppure no? No, ha assistito paziente, è stata molto paziente, devo dire, perché è una settimana che canto con lei presente. La so, secondo me può prendere veramente il posto di Cocciante a questo punto. Penso proprio di sì. Com'è andata secondo te? Molto bene, a me è piaciuto tantissimo, non avevo mai duettato in vita mia, quindi è stato molto bello. Primo duetto sul palco dell'Ibari, speriamo sia andato bene anche per i giudici, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Cominciamo con il terzo classificato, la terza classificata. Non si sa, però prima vorrei sapere le vostre impressioni. Ormai è un rito. Sami, secondo te chi ha vinto tra te, Simone e Alberto? E soprattutto perché? È difficile, non lo so veramente, ho il cervello in tilt in questo momento. Ho il cervello un po' confuso in questo momento. C'hai la suspense, sei emozionata? Ok, allora, Simone, te invece ti vedo più coriaceo, quindi... Secondo te chi ha vinto e perché? Allora, io dico solo una cosa, che essendo che noi siamo arrivati fino a qua, per me hanno già vinto tutti. Bravo! Primo, perché logicamente come ho già detto prima all'intervista, qua logicamente chi vinca è il migliore, è sempre stato quel... classica frase, però secondo me abbiamo già vinto tutti, ma non solo noi che siamo qua adesso in semifinale, ma quelli che hanno anche oltrepassato anche le altre serate e chi non ha potuto passare avanti, hanno sempre vinto comunque, perché logicamente qui si sta per divertirsi, per sorridere insieme, per cantare insieme, perché le canzoni e la musica è vita, la musica è divertimento e soprattutto con gli amici e con i parenti, dico solo questo. Chi vince? Ragazzi, 1, 2, 3. Invece passiamo a te, il nostro Alberto Dei Pù. Chi ha vinto secondo te? Secondo me ha vinto lui perché ha fatto un discorso bellissimo. Quindi... Allora, ragazzi, prima di dire ovviamente le posizioni, vi voglio invitare a un concorso che ci sarà a gennaio. Un concorso molto simpatico che sarà The Imitation Game. Cominciamo con la terza posizione. 45 punti. Vi dico già che siamo lì e lì, perché siete tutti veramente sul filo del rasoio. Con 45 punti è un uomo ed è uno di voi due, penso un po' te. Il terzo classificato è... Adesso sto qua un'ora, guarda. È il nostro Simone! Simone, sei tu il terzo classificato con 45 punti. Allora, vi dico subito i punteggi. Il punteggio è da tenere in considerazione perché la finale a 6 si partirà comunque da un punteggio che è quello che avete ottenuto nelle semifinali. Quindi non è da trascurare, ok? Allora, il primo classificato, uso il maschile per non... ok... ha ottenuto 55 punti, il secondo 49, quindi vedete che sono veramente staccati di pochissimi punti, perché 49, 45, 55, siamo tutti lì, eh? Quindi il vincitore, e quindi passa venerdì prossimo con la finale a 6 di Ibari Stop and Go, è... Samantha! Solo tre ne passeranno per la finalissima, dove sarà poi il pubblico a votare. Questa ancora no, ok? Quindi grazie mille, ringrazio ovviamente i nostri giudici, ringrazio gli amici di Occhio Pavese,
Ringrazio Lino, Giancarlo, ma soprattutto tutti voi, e ci vediamo venerdì prossimo. Grazie.